Allora, Presidente, per annunciare il nostro voto favorevole, certo, assessore, non deve essere facile essere Michele Civita, perché effettivamente mettersi nei suoi panni, ammesso che uno lo voglia fare, è difficile. Lei costruisce questa legge con tanta fatica, contravvenendo personalmente alle sue dichiarazioni che furono degli anni precedenti, di molti esponenti della maggioranza, insomma, contravviene un po' a tutto quello che penso credesse in quegli anni, quindi politicamente dando via un'incoerenza che noi abbiamo segnalato più volte, fa tutta questa fatica e poi la maggioranza, che scherzo che gli fa, praticamente gli manda a monte tutto il suo lavoro. Naturalmente il passaggio successivo è quello di correre ai ripari. Il primo pensiero che credo che le sia balenato è cioè adesso come faccio a giustificare, a dare conto di un mandato politico su questa cosa quando tutto è andato in frantumi, per colpa, pensi un po', della distrazione, della sciatteria della sua stessa coalizione. Beh, è chiaro che lei si è avventurato nel difficile, credo, Assessore, questo troppo presto, se lo lasci dire, nel campo dell'interpretazione, cioè lei ha messo avanti l'interpretazione, ha esteso a fattispecie che non sono per niente previste, ha sminuito, attenuato l'importanza dell'emendamento, insomma cerca di tenere in piedi quanto più può una legge che non sta più in piedi. Se questo, diciamo, è un risultato eccezionale, questo rispetto alla nostra visione, perché vedete, noi non siamo, l'ha detto bene il consigliere Borrello, non solo siamo contrarissimi, anzi se ci fosse un tasto qui al momento del voto più del no, useremo molto più del no, useremo proprio più tasti possibili oltre questo del voto contrario. Ma in realtà noi vorremmo che proprio l'impianto madre, cioè la legge Polverini, venisse meno alla sua, quindi con la sua naturale scadenza. E questo poi che sostanzialmente ci divide anche dalle visioni da certa parte dell'opposizione. Però, visto che dovremmo anche regolare il prosieguo, caro Assessore, di quello che sarà, perché evidentemente questa anomalia, questo imprevisto, per fortuna certifica che spesso la fortuna può aiutare, e la distrazione in questo caso si può chiamare fortuna della maggioranza, ebbene dovremo regolare un po' i rapporti che dovremmo essere in quest'Aula rispetto alle intenzioni, perché lo ha sottolineato bene il consigliere Simeone, non vorremmo che sulla scia di quello che lei ha interpretato poi diventi una modifica, un circoscrivere l'emendamento in una zona che non è la sua e quindi attuare in maniera maldestra quel correre ai ripari che le avevo sottolineato. Quindi noi su questo punto non solo vigileremo, non solo faremo un confronto analitico e pretenderemo spiegazioni su ogni parola che vedremo scritta su qualsiasi testo, però conveniamo sin da ora che è inutile arrampicarsi sugli specchi, almeno incassate questa sconfitta, cercate di raccogliere i pezzi e cercate almeno nell'interpretazione e nel caos delle vostre reazioni di avere perlomeno questa volta una linea politica coerente.